Signore e signori, oggi siamo qua, il segno e il fasemo. È il contrario, intanto siamo qua dopo che una settimana non siamo andati in onda, giorno 2, buongiorno a tutti. Buongiorno a Daniela Tucetta Feo qui con noi, poi vi spieghiamo cosa fa. La chiacchierata sarà una chiacchierata molto allegra, Daniela è una donna simpatica, intelligente, interessante, tu la conosci? Piacere, molto bene. Molto lieta, piacere di essere qui. Dicevamo la scorsa settimana non ci siamo stati, era la ricorrenza del 2 novembre, oggi 9 novembre siamo in compagnia di Daniela che ci spiegherà una cosa molto simpatica, interessante, ha scritto un libro, poi fa tante altre cose, però veramente. Sì, ha scritto un libro come si uccide un papa in tre mosse. Sì, e cominceremo subito dalla prima. Sei ciao a tutti, arrivederci. Dalla regia mi pare che possiamo continuare. La sigla è tolta per favore perché non fa altro che chiedere, voglio la sigla, voglio la sigla. Daniele, buongiorno. buongiorno Nino, buongiorno a tutti. Sono una giornalista. Hai preso lobby in quest'ultimo periodo di scrivere. Sì. Di scrivere. Quanti sono questi? Questi sono due. Dov'è No, hobby che non vedono. No, No, ma dovevamo essere tutti e due a vedere. Eravamo due hobby. State zitto, Paf, ha ragione perché lei ti conosce bene, era certo. Allora, Daniele, ti è venuta sta voglia non di scrivere articoli come fai, come hai fatto e come fai bene, ma di scrivere un libro. Allora, come mai? Come ti è venuta sta voglia di scrivere un libro? Anche a me è venuta la voglia. Sì, Mi è passata sì. subito Ah questa. sì? No, no, bisogna essere tenaci e portare avanti i progetti quando a un certo momento la vita decide che questi progetti devono partire. Nel mio caso è successo così. Io ho sempre amato scrivere, sin da piccolissima. Ora che ci sono i social, chiaramente è più facile scrivere. Papà, non so se puoi leggere, però. No, 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 no. Non sai leggere. Però glielo dovresti leggere qualche No, perché volta. lui è duro di comprendere. Ho capito, niente, allora ti farò fare qualche riassunto. Senta, E sì. quindi ho sempre avuto una marea di gente intorno che man mano con i social ha letto sempre in maniera sempre più facile, Certo. perché chiaramente questo avvicina moltissimo le persone a chi scrive, a chi fotografa, a chi dipinge. E mi hanno sempre, sotto qualunque post di Facebook o di Instagram io abbia scritto qualcosa, c'era sempre qualcuno che sotto diceva: ma quando lo scrivi questo libro? Questa è stata la frase che mi ha accompagnato praticamente tutta la vita. Quando scrivi questo E libro? tu hai scritto un libro dal titolo? E mi ricorderò. E mi ricorderò. E mi ricorderò. Ma com'è? Che Lasciami vuol dire questo? concludere. E mi ricorderò. Allora, e sto scoprendo cose di questo libro e della mia motivazione che mi ha spinto a leggere questo Sì. libro man mano che mi fanno le domande. Quindi ti ringrazio per questa domanda perché mi fai pensare che probabilmente anche il titolo può essere ricollegato al fatto che io avrei dovuto scrivere già tantissimi anni fa e quindi è una sorta di ritorno indietro nel quale io riprendo tutta la mia infanzia e Quindi ricomincio a tratta della tua scrivere. infanzia questo Tratta libro, della mia infanzia e principalmente. però avverto immediatamente, non è un libro autobiografico, la mia biografia non può interessare assolutamente a nessuno. È un libro nel quale attraverso gli episodi semplici, comuni, a volte anche complessi, qualche volta comici, qualche volta tragici della mia infanzia, si può ricostruire un bellissimo romanzo, almeno così è stato fino a questo momento giudicato. Tu lo hai presentato in diverse parti, Sì, è conosciuto, cammina abbastanza bene su sta Facebook. camminando tanto con mia grande Sì, sorpresa. Sì. curiosità, Piacere, che c'è? piacere. Molto bene, piacere. Che c'è? La presentazione. Ma quale presentazione? Lei ha presentato il libro a persone di cultura, non come te, asino! Asino, papero asino! Papero No, asino! ma Poi povero. glielo spieghiamo, se poi te lo spieghiamo con calma No, come si no. dice. E allora dicevo che quindi ho cominciato a presentare questo libro ed è sta andando molto molto bene e sostanzialmente per un'autrice esordiente, perché nonostante la mia sia
Veneranda. No, ma quale Veneranda? Veneranda, dai, io sono un'attrice esordiente. Vuoi dire qualcosa a mia disfolta? Sull'età? Qualcosa sull'età? Dico, mi vuoi dare una mano? Vuoi dire no, sì. Non li dimostri. Stava mi rilassa. Grazie, grazie, ma io che è stato veramente... Oh, ma c'è sta componella qui, tutti insieme. Tu, con le donne, diventi un altro, diventi uno stupido. Sì, sì, sì. Sì? Sì, sì, sì. Vedi come, guarda come sto dentro anche nei movimenti. Sì, sì, sì. Prima della trasmissione ha dato un bacio, io l'ho visto. Lo so, lo so. Io non ho saputo resistere. Devo ammettere, devo ammettere che sorta da papera. E allora, quindi questa è per uno scrittore esordiente, soprattutto in momenti di crisi dell'editoria come quello che viviamo oggi, prendere un libro, scriverlo e fare in modo che venga messo su uno scaffale di una libreria qualunque è un fallimento annunciato. Cosa quindi serviva perché questo libro realmente potesse avere la possibilità di emergere rispetto alla fiumana di libri che abbiamo? Utilizzare una metodica più moderna, più contemporanea. E quale migliore occasione del crowdfunding? In realtà che cos'è? Ce lo devi spiegare, perché tu a lui lo sai che cos'è? Fatto mi ha spiegato, tu non lo sai, ma lui mi ha spiegato qualche cosa all'inizio, è stato lui proprio a introdurmi. Ah, ti ha scusato, immagino. E allora, in realtà mi ci hanno portato, non lo conoscevo questo crowdfunding, così come non conoscevo niente dell'editoria. Italiana è un finanziamento collettivo di un progetto. Perfetto. E quindi la partecipazione. Bravissimo, la partecipazione. E quindi che succede? Succede che la casa editrice alla quale tu invii questo progetto tuo, che non è ancora un libro ovviamente, fa una selezione di qualità. La selezione di qualità l'ho superata ampiamente, mi è stato in una settimana, mi è stato proposto immediatamente il contratto da book a book, perché sono milanesi velocissimi, rapidi, precisi, non perdono tempo, assolutamente. Mi hanno proposto un contratto, ho accettato e quindi abbiamo immediatamente impostato la strategia di pubblicità, la campagna pubblicitaria e di lancio del libro. E quindi il libro è stato sottoposto a tutta quella che è la pubblicazione su Facebook, su Instagram, su Twitter, sì, nel caso, per creare un numero di lettori già abbastanza nutrito prima ancora che il libro arrivi in libreria. E quindi attraverso il sostegno siamo arrivati già a 260 preordini, il che per uno scrittore esordiente è una cosa assolutamente lusinghiera. Una cosa positivissima. E quindi questi obiettivi che vengono posti dalla casa editrice sono stati superati quasi tutti. Mi manca l'ultimo obiettivo, che è quello del raggiungimento delle 350 copie, ma dopo essere stata accanto a... Come avrai? Che porta? Mi hanno detto che dobbiamo fare. Sì, porta fortuna non lui. No. Le piume che si trovano... Ma che sapete, le dobbiamo dare a Daniela? Sì, due piume li dobbiamo dare. Sì, anzi, facciamo una cosa, le stacca direttamente lei, li sceglie. Sì. No, non ti vergogni! Non fare così, non fare così. Lo farò in maniera delicata, non te ne accorgerai neanche. Sì, tranquillo. Veramente, veramente. Sì, signore. Intanto interrompiamo un attimo per il primo step pubblicitario con il nostro regista, come si chiama? Non me lo ricordo mai. Maresciallo. Ah, maresciallo. Col maresciallo è Francesco Parasporo, ormai ti è rimasta sta cosa, con lui lo va dicendo in giro. Dopodiché riprenderemo a parlare del nuovo impegno di Daniela Cucciacafeo, questo libro che è uscito ma che comunque deve essere ancora portato avanti, no? Il supportato, sostenuto, deve essere sostenuto, noi lo sosterremo. Grazie. Alla regia. Siamo ritornati dopo la pubblicità. L'anima del commercio. Anche qui il coinvolgimento degli ascoltatori. Daniela Cucciacafeo, stiamo discutendo del tuo primo libro. Sì. Ci hai detto com'è nato questo progetto, ma
siamo curiosi noi, almeno il papero. Com'è? Che c'è? Sei curioso di sapere cosa c'è dentro? Chi è andato? Cosa c'è secondo te? Chi è andato? Tu sei arrivato! No, è andato! Ma che è nato? È nato il progetto! Come è maschio femminile? Progetto è maschio. Maschio! Ma parliamo di cose serie. Daniele non è venuto qui per perdere tempo con te. Allora, cosa c'è dentro? Dentro questo progetto? Allora, dentro questo progetto c'è intanto una passione sconfinata. Passione che ho scoperto essere grandissima per una cosa che accomuna tutti noi e che è la terra nella quale siamo stati fortunati a nascere, e cioè la Sicilia. Siccome ho avuto sei anche... Di Messina, allora, non sono di Messina nel senso che io sono nata a Palermo, però sono di genitori che sono il papà messinese e la mamma di Santo Stefano di Lamastra. Quindi a causa di queste della mia nascita a Palermo, perché mio padre lavorava lì, e della mia, del mio peregrinare tra Palermo, Santo Stefano di Lamastra e Messina, ho potuto vivere un'infanzia particolarmente ricca di tutta questa fetta di Sicilia. Ogni posto, ogni paese, ogni città porta delle proprie tradizioni, modi di dire, che sono molto simili, ma tante volte ce ne sono anche di singolari originali. Sì. Io ho avuto la fortuna di raccoglierli tutti e di trasporli in questo libro, che non è altro che la fotografia fedele e appassionata, come dicevo prima, di questo mio mondo dell'infanzia. Quindi parliamo degli anni 70 sostanzialmente, e quindi di un periodo veramente bellissimo. Beh, bello anche per la nostra città. Assolutamente. E di una Messina che sono sicurissima, e chi ha già potuto leggere qualche capitolo nelle anteprime che io ho potuto pubblicare su Facebook, è una Messina nella quale si riconoscono tutti. La cosa più bella che ho potuto notare nella presentazione di questo libro è la grande partecipazione della gente, che comincia a ricordare i termini dialettali, che comincia a ricordare le tradizioni che abbiamo dimenticato. E non lo so, Pap, tu ti ricordi che mi hai fatto i buttigli? I buttigli? Sì, le rompevo, Pap. Come le rompevi? Sì, mi rompevo, Pap. Che ti divertivi tanto? No, come parlava lei delle altre bottiglie? I buttigli di pomodoro. Ma non c'era, non c'era. Come non c'era? Volevi narrare che lui è giovane. È un broglione. Io credo che stia dicendo una bugia. Non c'era, non c'era. Non c'era. Tu eri nell'aia. Nell'aria. Ho avuto la fortuna di vivere a Messina e a Contesse, nella fattispecie, in un posto che era una sorta di fattoria dove c'erano tanti pub. E sono morti tutti? No. Mamma mia! No, mamma. Di questa cosa qui se non ne dobbiamo parlare, ma, perché... No, lui è poi superstizioso, sì, fa anche dei gesti che non ci... Siamo in televisione, sono tutti vivi. Sono tutti ancora vivi. Ce l'hai mille mani. Quelli che erano stanchi di vivere li abbiamo impagliati e sono comunque presenti. Quindi nel caso... Sei stanco? Sì, vivevi in questa fattoria? In questa antichissima casa che era sopravvissuta al terremoto del 1908, in un contesto particolarissimo, con gente molto semplice, molto umile, a volte anche povera, che aveva difficoltà ad avere la possibilità e i mezzi per poter sbarcare il lunario, ma che mi ha arricchito di un'umanità e di una bellezza indescrivibile. E quindi io racconto, che dire, per fare un esempio, la strada dove abitavo io era in discesa e tutte le donne che abitavano a piano terra a un certo punto facevano una cosa che mi veniva da intitolare la danza delle scope. Perché queste donne decideva a un certo punto che bisognava lavare ubisolo. Chiamiamolo per come si chiama, la parte esterna, il marciapiedi. E quindi usciva, c'era lì una bella fontana, allora esistevano le fontane ancora, dove scorreva l'acqua, allora uno andava a prendere un secchio, lo portava alla fontana e cominciava a spazzare. A una uscivano tutte le donne che sentivano questo scroscio dell'acqua e cominciavano tutte quante a spazzare verso il basso, con questo fiumicello d'acqua che man mano si ingrossava, e loro che scambiavano due parole l'una con l'altra, e quindi tutto questo mondo che obiettivamente oggi è assolutamente impensabile anche da raccontare ai ragazzi.
che volevo che rimanesse. La tua passione, si vede, hai una passione fortissima, un forte legame anche nel territorio, in questo caso Messina, eccetera. Però nella nostra discussione che abbiamo fatto prima, qualche momento prima di andare qui a, in diretta, mi hai raccontato un episodio bellissimo, che è quello delle tue zie e prozie. Ah, sì. Quello, devi stare attento, ascolta. Sì, sei tutta vecchia. Tutto vecchio, sei tutto pesca, sei, no? Tutta vecchia. E allora, sostanzialmente succedeva questo. In questa discesa, perché poi spesso si era parenti e si viveva comunque in case vicine, abitava la mia zia paterna. E la sua casa aveva una posizione strategica rispetto alla via, perché la poteva vedere tutta per intero, perché era la prima di una fila di case che digradavano verso il basso. Adiacente a quella della zia c'era la casa della prozia, che quindi era a sua volta la sua zia paterna. Due tipini speciali. E allora succedeva questa cosa particolarissima, che quando la zia litigava con la prozia, perché si amavano tanto, ma così tanto come si amavano, a un certo punto litigavano, intanto le richiedeva indietro tutti i regali che gli aveva fatto, come i fidanzati quando si lasciano, mandava l'ambasciatore, porta che doveva, bene. Sì, riporta tutti i regali che ti ho fatto perché non li meriti più. Dopodiché faceva una cosa singolarissima, io credo sia unica nel suo genere. Di quello che mi hai raccontato penso proprio di sì. Che siccome le loro case erano contigue, allora sai che c'erano i lascichetti, no? Sì. E quindi la zia ci aveva un lascico, la prozia aveva pure un sedili oltre un lascico, quindi posizione da papessa. Beh, e ovviamente questo del territorio. Del territorio in assoluto, che poi generava quel cortiglio bonario fra donne, insomma, che si scambiavano le varie informazioni. E succedeva quindi che mia zia, quando litigava con la prozia, che poi si chiamavano, avevano due nomi particolari, Nunzia e Cammela, quindi il massimo della sicilianità, la Nunzia chiamava il muratore e faceva alzare un muro di fronte al sedile della zia. E quindi la zia perdeva tutto, oltre che l'onore, perché l'aveva ferita chiaramente la nipote nell'onore, perdeva la possibilità di vedere tutta la strada. Mamma. Offesa mortale, mortale. Cosa per la quale ovviamente succedevano poi le varie, Poi si riappacificavano, si riappacciavano, due lacrimucce di qua, due lacrimucce di là, la zia chiamava il muratore sapeva che veniva e doveva demolire il muro. Una cosa bellissima, perché immaginate quanto durava anche questo. Certo, ma poi il voler chiudere, sì, proprio a non dargli possibilità di controllare, ferirla nella nel parte punto più critico, in quello nel quale sapeva che lei colpiva e la faceva male. La vita che faceva era questa, cioè, certo. Era altro che giornale, telegiornale, erano i social network, erano i social allora, loro così tu vivevi, e quindi tu stai riportando in questo libro, che è un'opportunità per entrare dentro quei periodi, certo. Dentro, sia per chi li ricorda, ma sia anche per i giovani che non hanno idea assolutamente di quello che succedeva negli anni 60, negli anni 70, negli anni 60 tu non c'eri Marco, però negli anni 70 c'era lui, negli anni 40, negli anni 30. Ma non lo vuole dire, non lo vuole dire. Ma mi sono vista io. No, non ti sei vista? E mi ricordo io di te. Sì. E perché c'era pure lui, papà. Cioè, eravamo insieme. E questo è un episodio molto, secondo me, unico. Sì, sì, perché assolutamente, credo anch'io. E però una domanda te la devo fare, ma te non fai ricordare i nomi, i fatti, gli episodi? Che non si usano più, anche vocaboli che non si usano più, come fai? E allora, devo dire che questo è DNA intanto, perché mio padre aveva una memoria ferrea e io ho ereditato questa memoria ferrea di mio padre, io riuscivo, adesso qualche file comincio a perdermelo, comincio pian piano, riuscivo a ricordare tantissime cose, ma soprattutto... Che è messo? È successo? No, lei ha perso il file. Lei ha perso il file, nonna? Si è perso! Ehi! Ma lo so, ma la scoma è già, così lo trova! Senti, serio! Sì! Zitto, fai parlare da me. Vuole essere d'aiuto. Ma che d'aiuto? E quindi, sostanzialmente,
ricordo ogni cosa perché io guardavo ogni cosa con grandissima attenzione. Io credo di aver fatto radiografie, risonanze magnetiche, tac, qualunque cosa mi passasse davanti, persone, circostanze, paesaggi, ed è tutto raccontato in maniera molto dettagliata nel libro, in una maniera che è stato definito, diciamo, quasi una sorta di dipinto pennellato con le parole. E quindi bellissima, ci si ritrova, molto bella, molto bella, mi è piaciuto molto. Tu l'hai capita? Sì. Sì. La maresciallo che c'entra? L'ha capito. Noi ora interrompiamo per la seconda parte, dopodiché abbiamo ancora del tempo per poter, 10 minuti circa, prima dei saluti, per poter spiegare altri particolari che sono dentro questo libro. Intanto, quanto pagine è questo libro? Allora, le pagine non le ho contate, ma perché sai che quando si scrive comunque non è la stessa situazione. Quelle che ho scritto, quelle che ho scritto io sono più di 200 sicuro, nel libro saranno ancora di più, perché l'immaginazione ovviamente, quindi oltre 200 pagine. Daniela Cuce il caffè, continueremo con la terza parte, intanto alla regia per pubblicità qualche il brano musicale. Noi, ecco, Daniela, parlavamo di questo libro, ci aveva raccontato alcune cose, però ce ne sono anche altre interessanti. Sì. Un'altra chicca, dai. Allora, un'altra chicca. Non credo che farei comunque un torto a... alle altre, però una cosa ci tengo a dirla, visto che siamo fra il serio e il faceto e abbiamo parlato più del faceto che del serio, una cosa che ho raccontato nel libro e che molti messinesi hanno diciamo riscontrato anche con commozione, perché dobbiamo anche guardare l'aspetto che poi è nella vita anche serio. Io abitavo a Contesse vicino all'Opera Pia Scandurra. Opera Pia Scandurra, che lì veniva chiamata a Colonia i Pacenino. Ma era Colonia del Era Pacenino. Colonia Pacenino. E quindi io tutti i giorni, da casa mia, potevo assistere a questa sorta di piccola processione di bambini. Erano tutti quanti vestiti d'azzurro, avevano le magliette a mezze maniche e i pantaloncini corti, avevano le testine. Memoria fotografica micidiale. Sì, anche perché questo... non colpiva soltanto i miei occhi, tutto quello che accadeva colpiva molto la mia anima e quindi è rimasto impresso fortemente. Questi ragazzini con queste testine rasate mi sfilavano davanti e c'erano le educatrici che si posizionavano in questa fila all'inizio, alla fine e in mezzo per controllarli un pochino, e io me li guardavo sfilare davanti, ma con grande sentimento intanto di sofferenza, perché mi chiedevo, nonostante fossi molto piccola, chi fossero, dove fossero i genitori, perché si trovassero lì, se quelle persone che li avevano in cura e in affido li trattavano bene, se li rimproveravano, se li consolavano quando piangevano. E mi vergognavo anche molto e cercavo di abbassare lo sguardo, perché la mia vita era diversa e si vedeva passando, e io ero lì circondata da tantissime persone, c'era questa specie di fattoria piena di animali di tutti i tipi, c'erano le mucche, c'erano i pup, c'erano i colombi, i conigli, i tacchini, di tutto, le voliere con gli uccelli, di tutto e di più. Quindi questi bimbi che mi passavano davanti mi facevano vergognare per il fatto di avere una vita troppo diversa dalla loro, quindi cercavo di eludere lo sguardo e di non... Erano istituzioni quelle che aiutavano i bimbi che non avevano genitori, eccetera, però poi se sono andata a finire qualche motivo ci sarà stato. Evidentemente sì. Evidentemente. Io allora ero troppo piccola per maturare certi pensieri, però sicuramente mi colpiva. Stiamo vedendo che questo libro è più un film. Anche questo mi è stato detto, anche mi è stato già proposto di farne intanto una riduzione teatrale, perché spiego anche il perché. E c'è chi potrebbe e fare c'è la chi potrebbe farlo, infatti, e non dovrei cercare. No, non mi interessa, chi è? Se ne sa. Non mi interessa. Alba. Auma.
Allora, sì, perché nelle presentazioni del libro io ho avuto il piacere di fare leggere qualche brano, perché la presentazione del libro noiosa, con le persone messe lì, e il solo scrittore che parla, con la persona che l'intervista, magari con un tono un po' monotono, è quanto di più antipatico si possa vedere. Qual è il tuo carattere? Beh, il mio carattere è deleterio, perché ho bisogno di vita vera, di chiacchiere vere, di spontaneità. E quindi ho voluto che comunque qualche attrice recitasse nel corso delle presentazioni qualche brano del libro. E ho avuto, per caso mi sono ritrovata una figlia che fa l'attrice, ma dico, è capitato così. E chiaramente lei, benché lei viva a Roma e quindi abbia ovviamente la sua carriera ormai avviata, ha avuto il piacere di venire qui già due volte per fare questa cosa, e quando è stato ascoltato da parte di persone, perché per fortuna insomma ci sono persone, a questo libro si possono accostare tutti, persone semplici e umili che vogliono solo ritrovare se stessi e il loro passato, e persone estremamente qualificate che ci vedono anche altro, e mi è stato detto, ma pensiamo a una riduzione teatrale di questo testo, perché obiettivamente è impressionante l'impatto che ha quando viene recitato. E poi sostanzialmente particolari, ricchi, sì, quadretti che possono essere riprodotti nel teatro, sicuramente anche nel cinema, assolutamente, sì. Anche qui l'opportunità, noi abbiamo ospitato Antonello Piccione che ha fatto Giostra, le persone che si potrebbero impegnare, perché veramente la cosa che manca a questa città è riaccendere i riflettori sulla storia. Ecco. Il terremoto che ha fatto un danno enorme, non so, oltre alle vite umane che sono finite, ha cancellato la memoria. Tu sei una delle poche persone che veramente è legata, e si vede da come racconti questi particolari. Il particolare dell'opera Pia Scandurra, che sembra, ma che era un orfanotrofio, assolutamente, sì, allo stesso tempo, è stato descritto, a me mi ha colpito molto quando ha detto i capelli rasati, perché era un particolare per non prendere i pitocchi, poi magari sì, l'ho scritto nel libro, l'ho scritto. Era per questo, sì. Però quanti sanno, e i giovani in particolare. Noi sicuramente ci rivedremo con Daniela, perché se fa la riduzione, ma vorremmo invitare tua figlia. Senz'altro, mia figlia, quando sarà qui a Messina, si chiama, no? Elenia D'Avenia, quindi è importante dire anche il nome. Devo anche citare Giovanna Battaglia, che ha recitato col grande Massimo Mollica e che è venuta comunque nelle presentazioni, mi sembra, no, giusto. Noi ospitiamo, perché questa è una trasmissione tra il Serio e il Faceto, però ecco, sì, diciamo delle cose che hanno un significato. Sì, sì, se tu sei il Faceto, no, non è una brutta parola. Sì, sì. Lo sai. È un verbo faceto, io faceto, tu facetti. Noi facettimo. La facetta. L'ignoranza galoppa dentro quella testa. Mi sa che la devi fare. Sì, te lo devi portare al posto di lavoro, tu lì lo porti. No. Ma ci vuoi andare? Non ci vuoi andare? Lo respinge. Ma se tu non sai manco dove lavori. Non ti piace lo spazio? È il lavoro che non gli piace, probabilmente. Che non ti piace. Tu hai staccato e non ha gridato, non so, no, per quale motivo. Sì, ma non ti ha fatto male. Tu fai pensare che l'ho fatto con aggressività. No, facciamo una cosa. Dai, tu t'avevo detto due, tu ne hai staccate tre. Io che vuoi fare? Sono fortuna queste piume. Noi stiamo pensando di creare un premio, un logo con le piume del... Assolutamente sì, c'è. È importante. Tre come gli obiettivi del libro. Tre come gli obiettivi. Adesso c'è il terzo, c'è l'ultimo. Quale mi dai per ultimo? Quella gialla o quella bianca? Tutti insieme. Ecco, che guarda, quasi un fiore. Guarda qua, io sempre questa metto, e non la laverò manco. Grazie Pap, ti devo dare un bacino. Grazie. Pensa che giorni fa io gli ho detto che metto sempre questa maglietta senza lavarla, perché il maglione del chitarrista di Nirvana, non so quando è stato venduto con non so quanto, 400.000 euro, perché lo metteva e non lo lavava dal 1999. Quindi c'erano le cellule. Quindi ha cambiato anche colore, eccetera. Faremo così con la maglietta.
Sì. Va bene? Benissimo. Tu lavati però. Dico però non avete notato che mi sono vestita con i vostri colori? Sì. Che lo faccio apposta. L'abbiamo notato, grazie. Con Daniela continueremo perché il libro non si fermerà qui, la storia di questo libro. Secondo me tu scriverai una continuazione perché hai tante di quelle cose da dire che non hai potuto mettere direttamente nel libro e che servono a fissare quello che era Messina, questa città bellissima. Io ricordo qualche decennio prima di te, più di un decennio, ma ci sono questi momenti e penso ora com'è ridotta. È una pena, è una pena. Questo discorso di portare comunque il valore di questa città un po' più in alto, di cercare di dare un input, uno stimolo affinché la gente tutta quanta si metta al lavoro per poter veramente riportarla in alto, perché lo è stata, non vedo perché non ci debba tornare. Oggi abbiamo i mezzi, una volta ne avevamo molto meno. Soprattutto in tempi come questi, in cui qualche settimana fa insomma il Daverio ha fatto quell'espoir nei confronti della Sicilia, ho preso posizione netta, ironica, perché mi piace sempre trattare le cose sdrammatizzandole un po', però cercando un attimo di riportare la verità e la giustizia. Non si può dire non amo la Sicilia, io non amo questo, non amo quello, non mi piace la Terronia, la Trinacria che mette un piede a terra. Insomma, mi sono sentita particolarmente fiera di avere portato, o meglio, di stare tentando di portare la parte più bella della Sicilia, che tutti ci potranno invidiare una volta che arriverà nelle case della gente, e la gente leggerà la grande umanità, la grande convivialità, la grande capacità di accoglienza che noi abbiamo. Anche la forza di reazione. La capacità, la resilienza, le grandi doti dei siciliani che si sono veramente tanto temprati. Io vorrei tanto che questo libro spingesse la gente un pochetto più avanti di dove si è fermata. È questo quello che auguro a questa città. C'è un freno in questa città, ma più che nella città la mia preoccupazione è proprio questa rassegnazione che si legge tra i cittadini, tra i messinesi, Messina perché Messina, ma credo che sia un po' di tutti, dove mancano istituzioni o sono presenti ma non fanno il loro mestiere, perché non è possibile che si chieda ai cittadini di segnalare con nome e cognome chi fa un disservizio. Tu sei un'istituzione, deve controllarla tu, non lo deve. Credo che dovremmo rivedere tante spie nel territorio. Dovremmo rivedere tante tra virgolette che viene fuori. E Daniela, io ti chiedo pure di pensare veramente al ragionamento sul teatro, perché rispetto al libro, probabilmente con quel coinvolgimento delle scuole potrebbe essere un elemento importante, cercare di fare passare questo messaggio tuo, è interessante. Guarda, io l'accolgo con grande piacere, come ti ho detto prima, ogni domanda mi fa venire in mente qualcosa che io stessa non ho portato a livello conscio. Che ti è venuto in mente? Dici quello che c'è, qualche altra cosa, andiamo ancora quanti minuti? Li abbiamo finiti. No, ti ringrazio invece per questo input della riduzione teatrale che ritorna, evidentemente è una strada che il libro deve percorrere. Io sono qui completamente aperta a qualunque possibilità si presenti, quindi, e mi fa piacere Daniela essere Cucetta con noi tra il Sero e il Faceto sabato 9 novembre. Ricordiamo che chiunque può partecipare a questa iniziativa. Io ho chiesto la presenza di tua figlia perché so che sta facendo delle cose egregie, le domanderemo a lei quando viene qua. Il numero di telefono per prenotarvi, per mandare messaggi su WhatsApp è 366 41 50 500, l'ho imparato, mi hanno rimproverato perché io dicevo 4150, dice si confondono, allora devi dire 4150 500. Io già ho imparato a memoria, basta per ora, non imparo più niente. Nino Scimone e Papp vi danno appuntamento alla prossima settimana, sabato mattina, tra il Sero e il Faceto. Grazie Papp, lo vuoi regalare? Prestato magari, perché poi mancherebbe troppo a questa trasmissione. Prestato sì. Grazie. Ciao a tutti, buona domenica.